Ciao ragazzi e bentornati su Il Dottore, canale di pesca e outdoor, il canale che tratta di pesca sportiva e outdoor dal punto di vista non agonistico e puramente ricreativo, come ogni mese l'appuntamento che vi piace di più, quello che ormai è l'unico che guardano sul canale, guardano solo questo video dove c'è la storia del boss, la leggenda. Pronto? Sì, il coglione è qui, che amici che sono questi. Oggi abbiamo anche un ospite dalla Metro, che personaggio di livello, che mi ha portato a prendere una canna da trota da 100 euro. Comunque questo è solo per gli storici del canale, ma adesso andiamo a vedere i 5 prodotti del mese di, che sono a segaio, ok? Ottobre. Get up so high, we're looking down at the stars. Tonight we're gonna blow it all out, gonna show everybody what the future's about. Subito così moderni e giovanili in questa posizione, bello tranquillo, bello subito perché sono stanco. Bello questo paniere Inception della Preston, tra l'altro super offerta, super offerta. Ragazzi, subito, e se lo pagate invece 4,50 i resti meno. Bravo, e soprattutto se lo trovate a 3,98,90 non rompete il fatto. Finalmente c'è, sì, dai, su. Teste di Guadino, teste di Nicola, nuove teste di Guadino di Matri. Abbiamo due modelli, la Carp Latex e la Carp Scoop. Carp Latex ovviamente, rete gommata, molto, no, la Carp Scoop è in nylon, dopo la faccio vedere, molto 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 leggera. Prendila a mano, Nico. Cavolo. È leggerissima, quindi rimane adatta sia al carpodromo. E ti dirò, per chi come me invece ci mette anche la telecamerina sul guadino per fare le cose fatte bene. Bravo. È adatta appunto per quel discorso lì sulla leggerezza, si può utilizzare anche nell'ambiente marino, in modo che quando vai sull'onda eccetera non ti sposta più di tanto. Tre misure disponibili, S, M e Giant. Ci fai già un bel carpodromone, sai, quelli con le carte importanti, assolutamente sì, con bustoni. Qua ho detto una cazzata, ho detto una B, S, M, L e XL, quindi quattro misure. Mentre l'altra è rete classica, non gommata, ma molto solida, quindi anti-incaglio, sempre stessa struttura, leggerissima, sempre con... Per far capire, perché la gente non capisce, dice, ma che vuol dire tesoria? Vedete qual è la trama della rete? Non è a filo singolo? Esatto, non è a filo singolo, quindi rimane innanzitutto più rigida, ha un'asciugatura molto più veloce e è più sulle spine dei pesci e molto meno facile incagliarla, diciamo. Benissimo. Prezzo di questo prodotto innovativo? Da 15 euro in su. Ma davvero? Sì. Oh, così poco, ci piace. Più o meno. Facciamo concorrenza a quei siti in cinese. Certo. Andiamo dalle canne, andiamo a farci le, nel, allora, canneto. Andando nel canneto, ci facciamo. Io oggi sono qui. Però io ho ragione, qui ora. Però è in situazione di stallo. Adesso lo mettiamo a posto. Ma oggi mi volete è l'espositore novità. Però guarda com'è bello. Vai. Per amore del cielo, bello. Io ci ammazzo, Franco. Per pazienza. Vabbè, capito. Insomma, Abu Garcia ci presenta due serie di canne novità di quest'anno dedicate al Trotaria. E in realtà, perché no, anche un po' di light spinning. Abbiamo Carabus Delicate e Carabus Exquisite. Senti là che nome gli hanno trovato. Delicata e squisita. Hai capito? Ma in italiano può squisita! Delicata! Vabbè. Allora, due colori diversi, verde e rosso. Abbiamo due modelli che compongono praticamente le stesse azioni e le stesse lunghezze, solo che uno è il modello economico, è quello alla tua sinistra, mentre quello alla destra è il modello un po' meno bravissimo. Questo è il modello economico. Ora, Nico, secondo però, te? Esatto, secondo la te, domandona. Ora si fa il contro. Io ci capisco. Il contro. Non mi interessa, dammi questo. Vabbè, stai attento che è delicata. Secondo te, questa cannina qui, in un negozio, con quest'anello, con non questo busto, che valore gli dai specifico? In un negozio, un negozio gli darei oltre i 90 euro. Ora puoi girare il cartellino. No, costa 80 euro e il resto lo date a me. No, 45 euro. È una serie che va tutta a 45 euro, ma 4,90. Ci sono, mi sembra, quattro modelli diversi per grammatura. Scusa, quella super power, la superiore, ha un grezzo leggermente migliore e soprattutto è anellata Fuji 140 Fuji.
e si va 160 su un prezzo che la telecamera ancora fa fatica a mettere a fuoco, un po' più indietro, che è 80 euro 79,90. No vabbè, stesso ragionamento, serie dopo di dopo le ompre per me, bravo. Quindi sicuramente prezzi abbordabilissimi, ma... soprattutto rapporto qualità prezzo, esatto. Due oggetti assolutamente azzeccati, direi. Yes. Mamma mia, c'è rimasto veramente, cioè ultimamente ma i prezzi rimasto, sono veramente... Ma io l'ho visto a 34,60. Basta! Prossimo prodotto. Yeah. Lo seguo, mi fa godere, è un energumeno, se mi fa godere, aiuta! Allora, te che sei... Matteo ci sempre seduto. Sì. Te che sei anziano dentro, capirai questo bel riassortimento di rotantini. Con pelo, senza pelo, con pelo corto, con pelo lungo, ovviamente si va anche su roba già da 20 grammi dedicata al Lucio, pelettino rasato e questo, e soprattutto i magici e inimitabili tandem, anche qui pelosi e non pelosi, sia linea DAM sia linea ABU, con diverse grammature, il Fast Attack che è abbastanza famoso, qualcosina di Savage Gear, e poi ci sono altre chicchettine in arrivo per questa sezione. Sono qui apposta. Anche questi siamo riusciti a stare su prezzi, sì, ultra competitivi. Onesti, guardiamo, anche perché ragazzi, sono 3,90. Il tandem un pochino di più, ma insomma è una struttura un pochino più complicata. Ma direi che ci può piacere. Ovviamente si vanno a affiancare ai topi immancabili in questa zona, sia per il mare che per l'acqua dolce. Basta, sono fatto contento. Andiamo. Ciao, salve, andiamo da Nato. Com'è silenzioso quando non è sul Mate, è tutto silenzioso. Però gira per il negozio, ce la preoccupasse. Io comunque facevo anche il video sul Puffin. Sul Puffin. Puffin l'ho messo lì. Ah, c'è il Puffin. Dopo, il Puffin dopo. È un pinguino. Allora ci ha levato dalla sorpresa. Mannaggia. Siamo qua. Lo vippo, sembra uno e lo vippo. Siamo qua. Che abbiamo? Il nuovissimo Mitchell MX Surf 7000. Leggerino, compatto, bobina in alluminio, leggi bene, 10 cuscinetti, no 9 più 1 come ha detto qualcuno. 10 No, c'è scritto qui davanti, ha detto 9 più 1. Capito? Doppia bobina, peso per un mulinello come questo poco più di 600 grammi, veramente veramente un bel mulinello. Dai, ci siamo. Ma soprattutto ci siamo su questo. Ma oggi siamo in fascia economica. Questo è un ottimo mulinello, rapporto qualità-prezzo eccezionale. Per il serio. Colorazione solo così argento. Così veramente bella. Perché questa è quella veramente bella. Oro e argento. Abbiamo scelto quella bella. Ok, dai, c'è un ultimo prodotto, no? Sì, c'è un ultimo prodotto, ma vado via. Dicevamo, ora se vuoi con calma, perché qui Abu Garcia Zen, aspetta lascialo così. Perfetto, ci ho messo l'effetto audio adesso. Allora andiamo a rimuovere la prima. Quindi aspetta, rimettila un po', perché mi sembra che abbia fatto un rumore quando l'hai levata. Guarda, riprova un po'. Sì, fa quel rumorino. E la mettiamo qui. Sì. Poi andiamo a rimuovere la seconda. Ah. Ok, e la mettiamo. Abbiamo? Qui. Poi andiamo a rimuovere la terza. È diventato un film porno questo video, no? Vabbè. Senti il rumore della terza. Aumenterò un po' per farlo sentire. Madonna, guarda che servizio, quanto va? Milioni di euro sta facendo. Ah, pensavo che tirassi fuori la presa USB che ti cariava anche il telefono, cioè. Allora, questo è lo Zenon. In realtà è un mulinello che è uscito da un qualche mese. Abbiamo avuto l'occasione di prenderlo ora perché prima non era disponibile. Te lo faccio vedere adesso. È un mulinello di fascia altissima, manovella in carbonio. Manovella in carbonio. Fluidissimo, leggerissimo, perché si parla di... Se lo trovo te lo dico. Spagnolo, finlandese, polacco. Andiamo a vedere quanto costa. No, vabbè, però all the service mica tanto. Si parla di un 3000 da 187 grammi.
mulinello potente comunque, non è un mulinellino a frizione leggera. Ha uno stile molto molto retro, ma allo stesso tempo moderno. In dotazione, ti faccio capire bene subito. Ha in dotazione due tappini, quello classico liscio, sì, e questo qui che ha un gancetto per agganciarci l'amo, agganciarci soprattutto. No, questa era con quelle segate che a me invece. Soprattutto il piombo da drop, perché comunque nasce per un paese in cui quella pesca è molto molto utilizzata. Piandimombio, esattamente. Immaginavo. Tra capezzano e piandimombio. Immaginavo. E che ti devo dire? È una chicca. Ho visto il prezzo, 2,49. Per un top di gamma, sì, non è tanto. Ma vedi questo. Poi, ecco, sì, esattamente, il corredo c'ha la sua scatola con. Ma questo corredo, io vedo spesso questi corredi nei mulinelli da mare anche. Sì. Ma questo posso portarlo in mare? Sì, questo è un mulinello che è adatto a tutti i tipi di spinning. Quindi è schermato? È schermato e adatto a tutti i tipi di spinning, ma non solo in realtà, perché si è venduto anche per usi bolognesari, diciamo. E in più, una cosa che facciamo oggi per la prima volta, se volete scoprire qua di cosa stiamo parlando, la lore dei puffi, dovete andare nella pagina Facebook di Universo Pesca, dove potete trovare ogni mese dei post meravigliosi creati dalla Mate. No, creati dalla Wannabe Media, perché adesso ci mette le mani anche la Mate, ma intanto le fa la Wannabe Media. Detto questo, è tutto sul puffing. Quindi ricordate che solo puffing ti darà bellissimo. Quindi ragazzi, andiamo in chiusura di questo video. Ripeto, se volete vedere maggiori approfondimenti, cose particolari, tutti i nuovi prodotti in arrivo, li troverete sempre sulla pagina di Universo Pesca su Facebook, con i nostri post che collaboriamo insieme ormai da tanti anni. In più, vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video, mi raccomando, like, commenti, condivisioni, iscrivetevi al canale, date un'occhiata anche agli altri video di pesca, non fate gli ignoranti che guardate solo questo nel video. Detto questo ragazzi, un bacione, tante care cose e come sempre il nostro motto, catch and release. Ciao, vi baci.